più veloce da cui uscirà fuori il campione della Sette Colli 2020 e campione magari italiano, chissà che le due cose non possano coincidere. Corsia 1 Damian Joly, corsia 2 Jan Mika, corsia numero 3 Matteo Ciampi, 4 Gabriele Detti, 5 Marco De Tullio, 6 Domenico Cerenza, 7 Alessio Proietti Colonna, 8 Marc-Antoine Olivier. Tanto fondo transalpino, un po' di fondo italiano e poi anche i migliori della vasca in chiave azzurra per quello che riguarda queste distanze e per quello che riguarda la staffetta 4x2. Ebbene, una bella ossatura, una crescita quella di Marco De Tullio l'anno scorso, improvvisamente è sceso al crono di 3:44:86, crono interessantissimo durante la finale del campionato del mondo. E andò a prendersi la finale. Esatto. Quinta posizione per lui nell'occasione, il bronzo fu di Gabriele Detti. E non ci dimentichiamo di un Gabriele Detti che nel 400 stile libero è andato perfino meglio, anche se non è mai stato campione assoluto, è cominciata la gara, anche se non è mai stato campione assoluto a un mondiale o un'olimpiade, però è quella dove ha avuto più continuità nelle grandissime rassegne intercontinentali, non mi riferisco a livello europeo soltanto, voglio ampliare il mondo a tutto il panorama del pianeta, perché se poi ci pensiamo, negli 800 stile libero a Budapest l'acuto meraviglioso da parte di Gabriele, campione del mondo, poi l'800 due anni dopo a Guangzhou è venuto meno bene. Per quello che riguarda il 400 invece una costanza imbarazzante, seppur di bronzo, però bronzo all'Olimpiade, bronzo al Mondiale in Ungheria, bronzo al Mondiale in Corea del Sud. Sì, un timbro anche a livello cronometrico estremamente deciso e sempre molto simile. Primatista italiano, 3:43:23, non ce lo ricordiamo, e record strappato a Massimiliano Rosolino, record strappato nel 2019, la scorsa stagione proprio a Guangzhou, record quello di Supermax che resisteva da Sydney 2000, mica da ieri. Ebbene sì, era stato un tempo clamoroso quello di Sydney nuotato da Rosolino, secondo in quell'occasione dietro a Ian Thorpe che segnò il primato mondiale in 3:40. Un crono che ha testimoniato il tempo per lui di quanto fosse grande, ci sono stati necessari 16 anni per andare a sconfiggere a livello italiano e che è ancora presente insomma nei migliori crono a livello perlomeno europeo, nonostante l'avvento del costume tecnico. Rosolino è ancora al quarto all time a livello continentale. Davanti uno scatenato Gabriele Detti, e vedo che con la tua penna multicolore hai già cominciato a segnarti qualcosa. 53:46 il suo tempo ai 100 metri, perché mi è sembrato decisa la sua azione sin dalle prime bracciate, e allora ho detto facciamo seguire anche qualcosa di tecnico, visto che il tempo ai 100 era molto interessante, diventa ancora più significativo l'1:49:54 e così come è significativo l'1:50:58 con cui De Tullio lo sta tallonando, se non da vicinissimo, perlomeno lì, aggrappato ancora alla schiuma dei piedi del Livornese. In un periodo così particolare io non so se Gabriele Detti riuscirà ad avere la condizione, la preparazione, la forza per arrivare fino alla fine con questo passo, ma è un passo assolutamente pazzesco quello che sta tenendo il bronzo mondiale in carica, il bronzo olimpico in carica in questa gara, con una Marco De Tullio che è lì praticamente in scia, imbarazzante in senso positivo anche la prova di Marco, 2:19:07 era il passaggio a 250 metri, 2:17:84 quello di Gabriele Detti. E qua si stacca in maniera abbastanza netta, perlomeno guadagna un altro mezzo metro e fa uscire dalla scia De Tullio dalla sua azione, rallenta leggermente l'ingresso di virata. De Tullio era stato capace di un grande ultimo 100 in occasione del mondiale, ma cosa che non si può certo negare il finish anche a Gabriele Detti, che sull'ultime due vasche ha costruito grandi parti dei suoi successi internazionali. Adesso fa un po' di fatica Gabriele Detti, però se ci crede fino alla fine, soprattutto se ha ancora la capacità, nonostante quello che ha accumulato finora in termini di acido lattico, riesce ad avere quel minimo di cambio di passo, potrebbe venire fuori il primo grandissimo colpo di giornata, un Gabriele Detti che adesso infatti sta cedendo 3:15:19, ma sempre sotto il suo personale, con un Marco De Tullio che alla virata dei 350 metri era vicinissimo, adesso si sta staccando un po'. In terza posizione c'è un Domenico Acerenza entusiasmante per quello che sta facendo al cospetto di Gabriele Detti e di Marco De Tullio, un Gabriele Detti sempre davanti, sempre un'occhiatina al cronometro, siamo sul filo di lana. Gabriele Detti che alla fine è esausto, non ce la fa più, arriva a timbrare il tempo di 3:43:70.
73, che non è record italiano, è record dei campionati ed è un tempo spettacolare, signori. Giù il cappello, perché non poteva Gabriele Detti onorare il Sette Colli con una prestazione diversa da questa. Era difficilissimo fare meglio, avrebbe dovuto superare se stesso, ragazzi, ma fare 400 in 3:43 in un anno così particolare è qualcosa di semplicemente da urlo, anche se confrontato con quello che sta accadendo nel resto del mondo. Beh, ma è stato fantastico sotto ogni punto di vista, è stato fantastico nel crono complessivo, è stato favoloso per come l'ha cercato, no? Questo passaggio abbastanza assassino da 1,49 ai 200 metri, è andato a snaturare leggermente le sue caratteristiche alla ricerca della prestazione, gli ha fatto da ombra, un'ombra però di prestigio, un'ombra decisamente illuminata, passatemi questo termine, quella di De Tullio, che ha ripetuto un crono